chiamare ora non è più un miraggio. Con i fiori Maiellaro ha tentato inutilmente di far pace con il suo vecchio pubblico, un pubblico che ama già un altro numero 10, quel David Platt così furbo da tentare anche di soffiare la monetina a Pezzella. La Fiorentina parte alla grande, Iachini cerca subito il gol, ma è molto difficile oggi sorprendere Alberga, vero Battistuta? Dopo un quarto d'ora di stenti, Boban prende per mano il Bari e lo trascina al successo. Suo l'assist per Fortunato e l'1-0. I viola non ci stanno e tentano immediatamente la replica, ma senza avvicinarsi troppo all'area di rigore. Battistuta ce l'ha lungo il tiro, ma ai lui anche storto. Nel secondo tempo il Bari potrebbe chiudere la partita, Terracenere però non è un bomber. I croati Boban e Jarni si intendono a meraviglia, ma Faccenda capisce tutto. Ed ancora Boban inventa per uno sfortunato Platt. Battistuta allunga anche la lingua, l'arbitro Pezzella vede rosso ed il centravanti argentino va a calmarsi sotto la doccia. Il Bari con un uomo in più diventa irresistibile e dopo la bomba di Cucchi è ancora Boban a sfiorare il gol. Finisce 1-0, da Verona arriva la notizia del pareggio cremonese, ma per Boniek non è ancora tempo di gioire.